affinché la terapia ortodontica abbia successo, è importante mantenere un'ottima e scrupolosa igienorale domiciliare. E i punti da tenere in considerazione sono i seguenti. Prima di tutto, un percorso per evitare di tralasciare gli elementi dentali, vuol dire pulirli tutti. La frequenza vuol dire pulire i denti 2-3 volte al giorno dopo i pasti principali. Il tempo, non meno di 2 minuti. E infine la pressione, ed è estremamente importante per evitare che si creino dei danni permanenti ai tessuti duri del dente, vale a dire allo smalto, ma anche ai tessuti mogli, ossia alle gengive. Ora vediamo quali sono gli strumenti per detergere gli elementi dentali che hanno l'apparecchio fisso. Spazzolino, possiamo usare sia lo spazzolino elettrico che lo spazzolino manuale. Vediamoli ora nei dettagli. Spazzolino elettrico, utilizziamo la testina ortodontica che ha un ciuffo di setole esterno e uno interno per andare a pulire il bracket. Come si utilizza? Questo è il nostro attacco, la testina, lo appoggio e lo lascio agire per circa 3 secondi per poi passare al dente adiacente. Mentre per quanto riguarda lo spazzolino manuale è consigliato utilizzare lo spazzolino ortodontico che ha due sole file di setole e si va a detergere sia sotto il bracket che nella parte superiore, in questo modo andando a disgregare il biofilm batterico. Ma sia lo spazzolino manuale che lo spazzolino elettrico non vanno a pulire negli spazi interdentali e quindi si va a utilizzare filo o scovolino. Vediamoli insieme. Scovolino. Si va a inserire nello spazio interdentale e si fanno 4-5 movimenti andare e vieni, in questo modo. Se quando lo tiro fuori c'è dello sporco del cibo o placca, sciacquo sotto l'acqua corrente e vado a detergere gli altri spazi. Lo scovolino potete usarlo oltre che per pulire gli spazi interdentali anche per pulire tra un bracket e l'altro, in questo modo. Dal basso vado a detergere sotto il bracket o se riesco, se no anche in questo modo. Filo. Per quanto riguarda il filo, con l'apparecchio fisso è molto più difficile utilizzarlo, quindi si utilizzano dei fili come questi che hanno una parte spugnosa e una parte rigida. La parte rigida ci aiuta a inserire il filo al di sotto del bracket, in questo modo. Vado a inserirlo, lo tiro e dopodiché vado a detergere al di sotto, in questo modo. Ultimissima cosa, gli altri elementi dentali che non hanno l'apparecchio fisso vanno puliti normalmente con lo spazzolino manuale o lo spazzolino elettrico.